capito Filippo? Eh? Che ha fatto Filippo? Ma dove li studi? Mamma che brutta cosa che beh, ma è... Tu ci parli. Ma qua sta oltre il radical chic, cioè proprio... Bravo, sono termini ancora non coniati. Lui ha usato una parola però, antropologia, che non è una cosa certo, da... Certo, certo, no. Un'osservazione sul questa campo. Questa cosa che tu riesci a non parlare con quelli di destra. Ma cioè, no, io cerco di parlarci, cioè, non è che... Certo. Beh, esattamente come loro cercheranno di parlare o non parlare con me, non è che... Cioè, beh, una... certo, questa premessa di oggi, stasera un po'. Comunque lo dico a tutti i telespettatori di destra all'ascolto, ce ne stanno tanti, a me mi fermano spesso, mi dicono ah bravi, bravi, non condivido niente di quello che pensi, però bravo, siete bravi, bravi. Cioè, ma sono molto più simpatici a volte. Quelli di destra di quelli. Cioè, no. Soprattutto se non ci parli. Guarda, no. A vederli così sono simpatici. C'è una vitalità e un'allegria, certo, che invece a sinistra si è persa, insomma. Certo. Ragioni. Hai fatto un'iscrizione più zoologica che antropologica. Sì, 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 o sono sì, tanto sì, vitali, saltano, sì, fanno. Sì, no, sì. Beh, insomma, è quella, diciamo. Ridono sempre, sono sempre contenti. Diciamo, sono tutti scemi, stanno così che ridono. No, si scherza, non si voleva dire. Anche questo, diciamo, all'interno del panorama politico è così, la Meloni è più allegra non c'è dubbio. Poi diciamo spesso hanno più hanno più autoironia che a sinistra. Questo è un'altra un po' cosa, più questa è un'altra, diciamo, cosa abbastanza verificata. Detto ciò, Filippo, usciamo da questo, ma sì, da questa situazione. Amici di destra, quando incontrate Filippo Ceccarelli per strada, parlateci, salutatelo, stringetegli